Ciao a tutti, sono Simone e questo è Esperimenti in Garage. Nel video precedente avevamo visto da vicino, molto da vicino, il mio computer fisso, questo che è acceso alle mie spalle, ma oggi è il turno del mio PC portatile. Eccolo! Il mio PC portatile, dal punto di vista delle specifiche, non è un signor PC portatile, ma dal punto di vista della stazza lo è al 100%. È l'HP HDX 9000. È un portatile da 20 pollici, questo schermo qui è 20 pollici, è enorme, è così grande che in commercio non esistono borse che lo possano contenere. Infatti la mia borsa è stata fatta a mano da mia mamma, è un oggetto di alta sartoria e non è solo enorme, è anche decisamente pesante, pesa la bellezza di 7 kg. Quando la borsa me la metto a tracolla rischio di tranciarmi la clavicola. Ma non importa, è un sacrificio che faccio volentieri. Cioè, guardate quanto è bello sto computer. Il fatto è che è tutto lì, è bello, è enorme, ma in realtà fa poco. Perché questo computer è del 2007, ormai c'è 10 anni. Nel 2007 era computer avantissimo, il top del top, ha un processore però dual core e non dual core di quelli di adesso, il core 2 duo, quelli che dual core erano la novità, erano appena usciti. Adesso però fatica. Un'altra cosa sono anche i driver che pian pianino si stanno estinguendo come le specie in via di estinzione. Perché in realtà è super equipaggiato, ha anche la TV, ha anche il telecomando. All'università, quando mi vedono col computer da 20 pollici, gonfio anche il petto un po'. Ha il sintonizzatore per il digitale terrestre, soltanto che funziona, anzi funzionava, solo fino a Windows 8 a 32 bit. Io ho messo Windows 10 a 64, quindi ciao sintonizzatore TV. Altra funzione che funziona, una funzione che funziona, è il lettore di impronte digitali, che permette di fare l'accesso con un dito. Secondo me è stracomodo. Non li vedo più nei computer di adesso. C'era un periodo in cui andava di moda. Secondo me sono utilissimi. No, non fa il caffè, non c'era anche quell'opzione. La scheda video è una scheda video ATI, mi sembra 2006 XT. Le uscite funzionano, sia l'uscita HDMI che l'uscita VGA funzionano entrambe. Ah, è un problema gravissimo, infatti dovrò cambiarla. La scheda wifi manda in crash Windows, i driver non funzionano più. Cioè ogni tanto prende schermata blu classica di Windows, quindi quella è da cambiare, ma comunque è una schedina, basta aprire sotto e si sostituisce. Ha ben due hard disk, in uno ho messo l'SSD ovviamente e nell'altro l'hard disk da 256 giga per i dati. Ho aumentato anche la RAM, erano 2 giga all'inizio, che te ne fai adesso di 2 giga? Ne ho messi 4, come per dire la rivoluzione, però fa, cioè, se prendete un altro computer di 10 anni fa, un portatile di 10 anni fa, non so se vada come questo. Questo per andare va, ci uso AutoCAD in 3D, ci faccio dei render veloci, poi quando sono a casa uso il fisso, però se sono via, se sono all'università, ovunque sono, funziona il suo lavoro, pian pianino, con calma lo fa. Accendiamolo. Questa barra che è touch, quindi io basta che faccio così e si accende. Troppo meraviglioso. Non lo cambierei con nessun portatile, no dai, forse con qualche portatile tipo lo Zenbook sì, però con un altro no, cioè lo schermo è come essere sempre al cinema. Ecco qui, accesso con impronta digitale. Ciao, mi saluta, ciao Simone, ciao. Ecco, utilizzo il processore che sta andando a 1 GHz e 20, 4 GB di RAM. Mi ricordo che 10 anni fa lo vedevo da MediaWorld, avevo 14 anni, ero piccolo, costava 2000 euro, ci sbavavo sopra, però vabbè, ovviamente a 14 anni non si possono spendere 2000 euro per un PC portatile e sinceramente non li spenderei nemmeno adesso 2000 euro per una workstation. Questo l'ho cercato 4 anni fa, cercavo qualcosa di estremo e questo era sufficientemente estremo. L'ho trovato a 400 euro, che
sono onesti, 400 per un portatile che non costava 2000. Aggiungete 100 euro di SSD, 30 euro per la RAM che ho cambiato, aggiungerete anche i soldi per cambiare la scheda wifi sicuramente, perché va in crash molto molto spesso, però è bellissimo, mi piace un sacco. Vi devo far vedere anche l'alimentatore, perché un computer così, un alimentatore del genere può accompagnare solo. È un alimentatore da 180 watt, 19 volt. Cioè, se guardate uno dei vostri portatili, probabilmente è da 80 o 90 watt. Ah, un'altra periferica di cui non esistono più i driver è il touchpad. Lo posso usare, però non posso più mettere i gesti con cui si può simulare l'uso della rotella o dello scorrimento. Insomma, è un portatile enorme, pesantissimo, poco potente, la batteria non dura niente, i driver non esistono. È il mio portatile preferito. Non lo cambierei con quasi nessun altro portatile al mondo, quasi, quasi. Comunque, questo è il mio PC portatile, lo uso tuttora, ha 10 anni, ma secondo me non li dimostra tutti. Niente, io vi do appuntamento al prossimo video di esperimenti in garage, non perdetelo perché vi mostro il mio terzo computer e anche questo non potete assolutamente immaginarvi che razza di computer sia, è proprio, cioè non esiste perché l'ho fatto io, ma l'ho fatto io, cioè non esiste, unico. Guardate il prossimo video. Ciao!